Il progetto viene realizzato in vari step in modo da rendere praticamente ininfluente l'attività lavorativa rispetto alla circolazione ferroviaria. Siamo partiti con tutta una serie di interventi propedeutici che sono appunto legati a far sì che l'intervento risulti in qualche maniera efficace senza dare alcuna complicazione, come abbiamo detto, alla circolazione, ma nel contempo riesca a mantenere dei tempi piuttosto fitti come quelli da cronoprogramma per rendere l'opera realizzata nei 2 anni. Il costo dell'opera è di circa 11 milioni e mezzo di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Funzionale perché finalmente viene eliminata una cesura importante per la città che congiunge il centro con il lato mare, e è anche bello perché dal punto di vista architettonico è stato realizzato veramente un bel progetto che sarà anche molto molto gradevole da vedere.